Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una procedura molto semplice, come creare un documento che abbia un piedi pagina differente per la prima pagina e per tutte le altre pagine. Noi lo facciamo con Writer, con LibreOffice Writer, ma concettualmente diciamo, la procedura è simile anche nel mondo Microsoft e nel mondo di Word. Allora, che cosa facciamo? Soltanto per rendere un pochino più chiaro questo video, allora, andiamo nel menu Zoom, vedete, e noi gli diciamo pagina intera. A questo punto, se noi clicchiamo questa iconcina qui in basso a destra, vista più pagine, lui ce la sposta a sinistra perché così contemporaneamente noi, soltanto per rendere più chiaro questo video tutorial, possiamo inquadrare più pagine nella stessa schermata. Allora creiamo queste pagine. Menu inserisci, interruzione di pagina. Non appena io clicco interruzioni di pagina, vedete si crea un'altra pagina e vedete questa è pagina 2 di 2 e questa è pagina 1 di 2. Restando in pagina 2 di 2, scriviamo un'altra volta interruzioni di pagina e creiamo tre pagine. Adesso di default il documento, il LibreOffice Writer, non ha il piedi pagina né intestazione né piedi pagina, quindi lo dobbiamo creare. Facciamo inserisci, andiamo nella voce intestazione o piedi pagina e scegliamo piedi pagina. Abbiamo soltanto uno stile che possiamo scegliere, il predefinito. Come vedete, contemporaneamente viene creato in tutte e tre le pagine. Predefinito. Facciamo così, aumentiamo un po' la fonte di modo che nel video di YouTube possa essere un pochino più visibile. E noi scriviamo introduzione. Siccome questa entità è un'entità dinamica, vedete che il contenuto del piedi pagina viene praticamente replicato in tutte le pagine, ma io voglio che a partire dalla seconda pagina ci sia il numero di pagina, non ci sia, diciamo, la espressione introduzione. Quindi io devo scollegare la pagina 1 da tutte le altre pagine. Come si fa? Semplicissimo, entrando all'interno del piedi pagina di pagina 1, si clicca questa freccettina, si fa formatta piedi pagina e vedete che all'interno di questa finestra c'è un segno di spunta che viene messo automaticamente nella voce contenuto uguale nella prima di pagina. Noi lo dobbiamo togliere, facciamo ok e adesso abbiamo scollegato la prima pagina dalle altre. Tant'è vero, se noi andiamo nel piedi pagina della seconda pagina e lo cancelliamo con backspace, vedete che si cancella solo dalla seconda in poi. Quindi adesso siamo liberi di poter fare con il piedi pagina della prima pagina quello che ci pare. Lo mettiamo al centro, lo facciamo grassetto e corsivo. Vedete che c'è scritto introduzione. Da qui in poi partirà la numerazione delle pagine. Allora facciamo. Scriviamo un testo, scriviamo pagina e come vedete, siccome adesso questa è il piedi pagina di tutte le pagine tranne la prima, automaticamente replica la scritta nelle altre pagine. Facciamo menu inserisci e mettiamo il numero di pagina. C'è un piccolo errore perché lui ci conta la prima pagina. Noi non vogliamo che ci conti la prima pagina, questa deve essere pagina 1. Quindi doppio clicchiamo nel campo e vedete in questo campo qua noi possiamo fare l'espressione meno 1, cioè tu parti da meno 1. Ed ecco che diventa pagina 1, pagina 2, pagina 3, eccetera. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo slegato il piedi pagina della prima pagina andando in questo menu qua, formatta piedi pagina, e togliendo il segno di spunta da questa voce, contenuto uguale nella prima pagina, e poi semplicemente abbiamo doppio cliccato questo campo grigio mettendo l'espressione meno 1 per farlo partire da 1 invece che da 2. Quello che non siamo riusciti a fare è far sì che questa introduzione costasse di più pagine. Abbiamo provato anche inserendo l'entità sezione, ma noi non ci siamo riusciti. Cioè, questa cosa qua ci riesce solo se l'introduzione è di una sola pagina. Se voi sapete come si fa, potete fare un commento, potete scriverci e potete segnalarcelo. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.